Secondo giorno, sono le 13:10 e già non ce la faccio più. Non ce la faccio più perché lavorare da casa può avere, diciamo, certe comodità, però può avere tante altre scomodità, come appunto varie distrazioni che ci sono in casa. Mi auguro che questa situazione duri il meno possibile per tutti. Allora, molti si lamentano per quanto riguarda il costo aumentato della mucchina, ritenendo che sia uno sciacallaggio da parte delle aziende farmaceutiche o sanitarie, oppure anche di tutti i negozianti in generale, supermercati e il resto. Però c'è da dire una cosa: è giusto questo aumento di prezzo? Allora, io faccio affidamento a dei ricordi che ho degli studi scolastici, economia politica. Mi pare al secondo anno, proprio le basi, il concetto base è che il valore di un bene viene dato dalla scarsità di esso stesso. In parole povere, più una qualcosa è difficile da reperire, più quell'oggetto ha un valore. Quindi, ad esempio, quindi l'oro ha un valore, diciamo, superiore rispetto ad altre cose. Ma facendo ma vale anche il discorso della situazione in cui ti trovi. Per esempio, chiaramente un diamante in questo momento ha più valore rispetto a una bottiglietta d'acqua, perché i diamanti sono difficili da trovare in natura e quindi hanno un valore superiore. Tuttavia, se noi dovessimo trovarci in questo momento nel deserto, allora in quel momento il diamante non avrebbe più alcun valore, avrebbe più valore una bottiglia d'acqua perché abbiamo bisogno dell'acqua per sopravvivere. E quindi vedete come i meccanismi cambiano. Quindi il discorso è che per quanto riguarda dal punto di vista economico, è giusto che la mucchina aumenti di prezzo, perché c'è in questo momento una situazione di inflazione, troppa richiesta di quel prodotto e quindi il valore di esso aumenta. Da un punto di vista umano, forse no, però la situazione è questa. C'è anche da valutare che comunque i beni di prima necessità devono avere sempre, diciamo, un valore inferiore rispetto alle altre cose. Possiamo considerarla un bene di prima necessità? Beh, diciamo che in questo momento sì, però la situazione è questa in questo momento. Anche per quanto riguarda i supermercati, cioè non è più che altro il panico di non trovare nulla, è il fatto che se io vado lì che mi serve una cosa, devo aspettare la fila fuori, poi nel mentre si fa un assemblamento fuori dal supermercato e quindi si crea quel problema che volevamo evitare all'interno del supermercato. Devo stare fuori al freddo e la situazione è questa. Quindi, cioè, la difficoltà è non nel reperire gli alimenti, ma nel dover aspettare fuori senza subire, diciamo, alcun rischio.